15 luglio 2014, ore circa 19:40, viene rivelata al mondo del calcio italiano una notizia che ritenere inaspettata è quasi un eufemismo. Antonio Conte, dopo 3 anni sulla panchina bianconera, conditi da 3 scudetti e 2 supercoppe, decide di rescindere consensualmente il suo contratto con la Juventus. Io ero praticamente sicuro, se non al 100%, al 90-95%, che Allegri non potesse essere l'uomo giusto per guidare la Juve, ma soprattutto che non sarebbe stato disegnato dalla dirigenza. E invece stamattina mi sveglio e tutti gli organi di stampa più importanti, quali Gazzetta e Sky Sport, riferiscono che Allegri è molto vicino alla Juventus e probabilmente in serata la firma e la presentazione del nuovo tecnico. Grazie Massimiliano, sapete tutti l'affetto, la stima che ho riposto nei suoi confronti, la fiducia anche e quanto ho apprezzato questo allenatore. Mi fa male salutarlo, ma non c'era assolutamente altra scelta. Ormai veramente lo diciamo da prima del ritorno con l'Atletico. Il ritorno con l'Atletico, per quanto fantastico, una delle partite più belle, se non la più bella in assoluto che io abbia mai visto per la Juventus, non poteva coprire quella cosa che si era vista in questa stagione e nel finale della scorsa, in cui la Juventus si era dimostrata non più la squadra che conoscevamo, che comunque Allegri aveva gestito ottimamente. Sono contento di Maurizio Sarri? Assolutamente no. Sono contento del fatto che non ci sia più Allegri? Beh, forse sì, nel senso sapevamo tutti, l'abbiamo detto più volte, che probabilmente il ciclo di Massimiliano Allegri alla Juventus era finito. Dopo questo anno di Sarri, però, mi vengono in mente alcune cose. Vuoi vedere che non era esattamente il ciclo di Allegri alla Juventus finito? Oppure sì, ma non solo? Perché il mercato, e anche di questo abbiamo già parlato, ha regalato pochi elementi di spicco a Maurizio, che ha dovuto fare con quello che aveva. Io non sono contro l'idea del Sarri out, attenzione, perché se dovessimo cambiare allenatore alla fine della stagione io sarei contento, mi dispiacerebbe sotto il profilo umano perché credo che le colpe non siano tutte di Sarri, ma sarei contento, poi ovviamente bisogna andare a vedere chi prendiamo, perché l'abbiamo già vissuto l'anno scorso, non è cambiare che devi cambiare per forza, l'importante è cambiare in meglio. Abbiamo detto più volte che Pirlo ha delle colpe, anzi, più volte ci siamo ritrovati a correggere quelli che magari, va bene, mi sono ritrovato a correggere quelli che continuano a dirmi: ma Pirlo non ha colpe. No, Pirlo delle colpe ne ha, sono evidenti. Non pensiate che il solo allontanamento di Pirlo risolverà i problemi della Juventus, e basta guardare gli ultimi 3 anni, appunto. Tre allenatori diversi, problematiche simili, cioè partenze o ok o super e finali in down. Negli altri anni si vinceva anche senza gioco, perché negli ultimi 3 anni abbiamo giocato male, oggettivamente, nel complesso abbiamo giocato male. Quest'anno, oltre ad aver giocato male, ci è mancato anche il risultato. E i giocatori non possono essere esenti da tutto questo ragionamento, eh? Come ci sono tante colpe degli allenatori, e le abbiamo dette. E la cosa più grave è che in questo momento io non riesco a trovare un buon motivo per confermare Pirlo, se non è una stagione particolare tra Covid e partite che si giocano continuamente. Questa è l'unica motivazione, ed è brutto avere un'unica motivazione che non dipende da qualcosa che mi ha fatto vedere Pirlo, ma da un dato oggettivo della stagione, è tremendo. Io non posso ritrovarmi nell'idea che Pirlo possa rimanere alla Juventus anche il prossimo anno. Sono abbastanza galvanizzato perché mi riporta alla mente un giorno di 7 anni fa, quando Antonio Conte lascia e deve arrivare un altro e arriva Allegri. Questa volta Antonio Conte ha lasciato l'Inter, non noi. E mi ricordo, era uno dei primi video che feci qua sul canale dicendo: c'è poco da stare Allegri. All'epoca non mi piaceva proprio Max Allegri, anzi mi stava anche un po' sulle balle, se devo dire la verità. E dopo 5 anni invece di altissimo livello alla Juventus, sapete bene, il mio rapporto con Allegri è di amore puro. Credo che Allegri sia l'allenatore giusto? No! Per la situazione Juve no, ma non è una novità, non ve lo nascondo, è da un po' che lo dico. Perché si parla di ripartenza, eh? Si parla di un progetto che va a ripartire. Un po' come nel 2011, 2012. E Allegri, quando arrivò 3 anni dopo, ragazzi, si occupò soltanto della gestione di una squadra di grandi campioni. Ora si sta parlando anche di una squadra che va a smantellarli, quei grandi campioni. Come vi dicevo, secondo me Ronaldo non rimarrà alla Juventus con il ritorno di Max Allegri, quindi sarà un addio di Cristiano Ronaldo. E ripartire da zero, non so se Allegri è bravo a fare questo. Dico non so, non è, non so, perché non l'ho mai visto. Prendere una squadra da ricostruire completamente, l'ho visto sempre gestire squadre. Ma diciamoci le cose come stanno. Allegri, in questo momento, con lo stipendio che ha, non dovrebbe essere l'allenatore della Juventus. Perché da Allegri, quando si siede Allegri in panchina, ti aspetti una cosa: i risultati e la gestione. Questo è quello che ti aspetti da Allegri.
È questo, ragazzi, è questo. Ma facciamo le cose come devono essere fatte, perché dal primo momento che Allegri è stato uno degli ipotetici allenatori della Juventus, quando ancora c'era Pirlo, ve l'ho detto tranquillamente, non ho avuto nessun timore del dirvelo. Secondo me non è l'allenatore giusto per questa Juve, per il progetto che vuol fare la Juve. E c'era ancora Ronaldo, che era ancora un discorso diverso. Quindi se prendi un allenatore come Allegri, ma lo sai anche chi è Allegri, cioè non è che lo scopri oggi. Prendi un allenatore come Allegri, in un momento in cui non c'hai soldi, gli dai dai 7 ai 9 milioni, che ancora non si è capita qual è la cifra ufficiale, gli dai questa squadra qua in mano, che cosa ti aspettavi? Che cosa ti aspettavi?